Allora, rieccoci insieme, parliamo di Antonio Conte. Con Conte torneremo a vincere, queste le parole di Andrea Agnelli. Adesso vi facciamo vedere oltre la grafica anche le foto ufficiali della firma. Sicuramente un momento emozionante per Andrea Agnelli e per il nuovo allenatore Antonio Conte e per tutta la tifoseria. Ecco qua la grafica, tra l'altro la firma apposta nella famosa sala dei trofei. Paolo, ci scende la lacrimuccia, guarda, sempre più impolverato. Io quella sala la conosco bene, perché ogni tanto riesco a intrufolarmi e mi guardo tutte le coppe, e quindi sono un ragazzo fortunato da questo punto di vista. Beh, chi ha visto la conferenza stampa di Conte ha visto una grande emozione, cioè raramente un allenatore si è presentato in quella maniera, ha riscoperto persino l'accento salentino, è tornato proprio alle origini, dopodiché la conferenza stampa mi è sembrata una conferenza stampa all'altezza, cioè ha lanciato dei messaggi molto chiari, molto, molto juventino. Ecco, adesso mettiamo in grafica, prego Pietro, la scheda di Antonio Conte allenatore, prego Pietro. No, volevo dire solamente, beh, logico che fa piacere che Conte sia tornato, però il pubblico juventino, i tifosi juventini si aspettano che si cominci a vincere, forse possono perdonargli qualcosa, qualche errore in più di un altro allenatore che non sia stato juventino, però i risultati devono venire, non dico subito, immediati, però quello che conta è sicuramente è quello di cercare di vincere qualcosa, perché è troppo tempo che noi stiamo aspettando, ecco. Sì, anche Gigi Buffon è stato chiaro, ha dato il benvenuto ad Antonio Conte, però ha detto certo che senza la società non si va molto avanti. Abbiamo fatto una domanda, ecco qua la grafica di Antonio Conte da allenatore, l'abbiamo fatta prima a Vincenzo, la girerei appunto a Chiarenza, essendo allenatore, cosa cambia tra Conte e Ferrara e anche a Salvatore Lopresti? Beh, innanzitutto il curriculum. Conte arriva da 4 stagioni fatte in Serie B, ha vinto 2 campionati importanti di B e ha fatto già il mestiere di allenatore per 4 anni. Insomma, quindi secondo te l'allenatore giusto per una Juventus che possa tornare ad essere vincente? Al momento sì, mi avevano chiesto qualche mese fa il pronostico, avevo detto lui o Gasperini, o Conte o Gasperini. La società ha optato per Conte, ha fatto bene perché è un ragazzo che è pieno di orgoglio, molto sicuro di sé, sa far giocare bene la squadra col 4-2-4 forse. Ecco, 4-2-4. Adesso qua ci deve spiegare bene Salvatore Lopresti, che prima 4-2-4. Si è imbufalito, ha detto no, che ma sarà un 4-2, sarà un 4-2-4 in fase di possesso di palle, sarà un 4-4-2 lo schema della squadra si guarda quando il portiere avversario ha la palla, quindi in fase di non possesso di palla. 4-4-2. Certo. Beh, non esiste dire 4-2-4, perché quando si attacca, si attacca anche in 6, in 7, non solo in 4, perché seguono gli esterni, segue il centrocampista offensivo. Ma lo schema si guarda quando il portiere, questa è la regola fondamentale, quando il portiere ha la palla, il portiere avversario ha la palla in mano per rinviare, quindi quando devi cominciare la fase di riconquista della palla. Ma nel gioco moderno se non fai bene la fase di non possesso di palla non puoi andare da nessuna esatto, parte. Esatto, quindi per questo è una follia il 4-2-4, non esiste. Cioè perché è in fase in cui devi conquistare la palla. Quindi come modulo noi scriviamo 4-4-2? Sì, sicuramente. Poi adesso lo vedremo come lo metterà in campo, però certo. 4-4-2. È la stessa perché cosa. Se devi conquistare la palla con 2 a centrocampo ce l'hanno sempre gli avversari. Non giochi più, giocano loro. Ecco, poi volevi dire una cosa su Antonio Conte, vero Salvatore? No, Antonio Conte, sì, per rispondere alla tua domanda... Cosa cambia tra Conte e Ferrara? Ferrara non ha mai fatto l'allenatore, per quanto avesse esperienza nazionale, con Lippi, nazionale, eccetera, non aveva mai fatto l'allenatore. Conte l'ha fatto, si è misurato con un campionato duro, lunghissimo, difficile come quello della Serie B, vincendolo 2 volte. Purtroppo a Bergamo è andato, non gli è andata male, anche perché ha trovato uno spogliatoio un po' difficile, capitanato da quel Doni di cui si parla in questi giorni, guarda caso. Ecco, principio paolino, intanto noi mettiamo anche in grafica gli allenatori della Juventus dal 2006 ad oggi, insomma è difficile tenere la panchina per un tempo un po' lungo, se guardiamo questa grafica. Sì, quello che viene in mente quest'anno, vedendo appunto il rendimento della squadra, è che forse il 90% dei giocatori ha reso al di sotto delle aspettative. Per cui chiaramente il pensiero, una volta terminato il campionato, è che questa Juventus avesse bisogno di un sergente, possibilmente di ferro. Invece è arrivato un capitano. Di ferro? È arrivato, sì, un capitano. Rispetto a Ferrara mi sembra un po' più grintoso, un po' più cattivo. È chiaro che, insomma, viene accolto Conte con grande amore da parte dei tifosi della Juve, perché lui rappresenta sicuramente la juventinità.
di sicuro, però anche con un minimo di scetticismo, perché comunque la sua inesperienza, soprattutto a certi livelli, è palese. Ecco, quindi tu dissenti un po' da quello che ha detto Vincenzo Battantuono? No, no, non è che dissento, nel senso che io personalmente, tra tutti i nomi che gli occhi di Vincenzo sprigionano un amore incondizionato, mentre tu hai detto c'è un po' di, un minimo, tra virgolette, di scetticismo c'è, nel senso c'è l'idea di, cioè, prima di dire la scelta giusta o cosa, innanzitutto dobbiamo vederlo all'opera. Poi chiaramente sono il primo a dire che tra tutti i nomi che si sono fatti, Conte è sicuramente il mio preferito, nel senso che se proprio posso dire, per me questa Juve avrebbe bisogno di un Capello o di un Lippi. Però chiaramente sono situazioni impossibili, d'altronde lì o un qualcosa di questo tipo, ecco.